Buongiorno a tutti da Barcellona, eccoci di nuovo in casa Asus, siamo qua a presentare quella che è l'ultima meraviglia nata appunto da ingegneri di casa Asus. E stiamo parlando del Padfon. Che cos'è il Padfon? Il Padfon, come dice la parola, è sicuramente un prodotto phone, quindi Asus entra o rientra nel mercato degli smartphone e lo fa tramite un oggetto che è uno smartphone 4 pollici 3 di schermo Super AMOLED come qualità, come tipologia. Abbiamo nella parte posteriore una webcam da 8 megapixel e il flash incorporato. Il processore che comanda questo smartphone è un Qualcomm S4 a 1.5 GHz e il software che comanda tutto il sistema è un Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Il prodotto a livello di design richiama quelle che sono delle tematiche già presenti in molti prodotti di casa Asus. In questo dettaglio possiamo andare a vedere come viene richiamato il concetto di Zen dello Zenbook, quindi una linea sottile molto pulita, e nella parte posteriore andiamo a ritrovare quelli che sono i circle che caratterizzano tutti i prodotti pad di casa Asus. Abbiamo detto che l'oggetto si chiama Padfon, abbiamo spiegato il perché è un oggetto phone, andiamo a vedere il perché si tratta di un oggetto anche pad. Asus su questo prodotto introduce un proprio brevetto che si chiama DDS, Dynamic Display Switch, che permette di fare che cosa? Permette di avere un accessorio aggiuntivo, Pad Station, predisposto con una porta, un alloggiamento posteriore, all'interno del quale vado a inserire il Padfon e in maniera istantanea vado a visualizzare sullo schermo del tablet quanto stavo facendo prima sullo smartphone. Da notare come la qualità del sistema operativo Ice Cream Sandwich permette di avere due visualizzazioni diverse, quindi la visualizzazione da smartphone quando uso solo lo smartphone e in questo caso la visualizzazione da tablet. Quindi non si tratta solo ed esclusivamente di un riportare su uno schermo 10 pollici quello che vedevo nello smartphone 4 terzi, ma proprio ricambiamo totalmente l'immagine. Qui si può vedere come le icone presenti all'interno della schermata del tablet siano diverse da quelle che sono presenti nel momento in cui vado a utilizzare il prodotto solo esclusivamente con lo smartphone. Questo oggetto, Padfon Station, non è solo esclusivamente un riproduttore di quanto c'era lì, ma al suo interno cosa troviamo? Troviamo la possibilità di avere un audio amplificato tramite la tecnologia Sonic Master proprietaria di audio e all'interno del corpo del prodotto troviamo una batteria aggiuntiva da 6200 mAh che va a ricaricare quella che è il corpo macchina del Padfon stesso. Per farvi capire il funzionamento, questo widget di casa Asus rende molto bene l'idea. In questa configurazione abbiamo il Padfon che ha una carica del 75%, il Padfon Station che sta caricando il Padfon stesso. Questa non è l'ultima trasformazione possibile per il Padfon e il Pad Station, in quanto Asus, in piena tradizione con gli ultimi pad transformer lanciati, doterà il prodotto anche di tastiera dock. E andiamo a vedere come anche in questo caso possiamo andare a moltiplicare quella che è la durata della batteria. Quindi sempre tramite il widget vado a verificare che abbiamo a questo momento a disposizione una terza batteria, sempre a 6200 mAh, quindi ricordiamo, batteria del Pad Station Dock 6200 mAh, batteria della Padfon Station 6200 mAh, batteria dello smartphone Padfon 1520 mAh. In questo caso l'ordine delle priorità è sempre quello di garantire il massimo della carica al Padfon e la batteria viene trasferita man mano dalla docking al Padfon Station, appunto al Padfon. In questa situazione cosa andiamo a verificare? Abbiamo la possibilità di interagire col nostro processore o col nostro computer direttamente con una modalità touch sullo schermo direttamente, in modalità tastiera o tramite il touchpad che viene dato in dotazione. Il tutto sempre è connesso in quanto la potenza di calcolo e la banda viene utilizzata quella dello smartphone che è presente all'interno del prodotto. Questo sicuramente facilita anche quella che è la gestione dei propri contratti con gli operatori, in quanto con un unico solo contratto dati possiamo avere tre prodotti connessi. E l'unico dubbio potrebbe essere cosa succede se in questo momento mi dovessero chiamare. Abbiamo due possibilità, o estraiamo il telefono dalla docking station, oppure possiamo usare questo simpatico oggetto, che oltre a essere un pennino per poter utilizzare lo schermo, è anche un prodotto
che è un ricevitore, è un headset. Io posso rispondere, pronto, in quanto all'interno di questa stylus pen è previsto un altoparlante e un auricolare Bluetooth che dialoga direttamente con il padfon.